per accelerare i tempi dell'evacuazione di Aleppo Est e così pronunciare la liberazione della città, il governo di Bashar al-Assad autorizza le Nazioni Unite a implementare la sua delegazione di osservatori preposta a monitorare le operazioni. Intervenuto appena dopo l'unanime pronunciamento in tal senso del Consiglio di sicurezza, il via libera di Damasco dovrebbe portare a breve all'invio di una ventina di nuovi operatori ONU. 25.000, secondo la Croce Rossa Internazionale, le persone evacuate da giovedì, migliaia quelle ancora in attesa. Determinante per sbloccare lo stallo è stato negli scorsi giorni l'accordo ribelle ai contemporanei trasferimenti anche dalle sue roccaforti di Kafraia e di Al-Fua. Operatori umanitari stimano in circa 750 le persone che da allora avrebbero lasciato i due villaggi sciiti della provincia di Idlib per raggiungere aree sotto il controllo governativo nei pressi di Damasco. E c'è intanto chi torna a casa anche tra le macerie dei quartieri di Aleppo. Quest'uomo, che parla da quello di Marie, di recente riconquistato dalle forze di Bashar al-Assad, dice di mancare ormai da 5 anni. Sono scappato quando i terroristi hanno preso il quartiere, racconta riprendendo la retorica di regime. Hanno distrutto case, negozi. Adesso dovremo ricominciare tutto da zero. Il completamento dell'evacuazione di Aleppo Est sotto il controllo ribelle dal 2012 permetterebbe a Damasco di mettere a segno una conquista cruciale dal punto di vista sia strategico che simbolico.